come mai ha deciso di accettare questa sfida, che sembra una sfida molto molto complessa, molto ardua? Perché questa è la terza città d'Italia, è una città che ha avuto un risultato elettorale che dimostra che sono i cittadini che vogliono cambiare. Mi è stato chiesto, mi pareva quindi doveroso e anche sbagliato tirarmi indietro di fronte a una sfida che coinvolge una città intera. Sono onorato di essere qui. E appena, diciamo, pochi minuti fa un esponente di Forza Italia, Martuscello, un eurodeputato, ha detto che la scelta, la sua scelta non sarà una scelta, diciamo, che andrà a compimento, diciamo, che non riuscirà a portare il risultato. Dice un assessore mille miglia, un assessore diciamo, che viene da un'altra città, che lavora a Roma. Insomma, lei cosa risponde a queste polemiche? Non comincio con le polemiche. Una cosa volessi dire, ma è il bilancio del comune, molto molto semplificato, arrivano pochi soldi da Roma e di questo ne stavamo parlando prima e non si discute. Sulle due cose, da dove... Devo studiare i dossier, cioè so delle cose ma voglio studiarle. Si comincia dalla prima o... Cominciamo da quello che decideremo, datemi un po' di tempo per poi, sempre a disposizione. Di cui ha accennato Manfredi, invece quando si inseriranno? Non parlo di merito in questo momento, sempre a disposizione, ma adesso non è il caso di entrare nel merito di nessun dossier, di nessun problema. Quello che abbiamo detto di carattere generale va bene, il resto nei prossimi giorni lo affronteremo. È stato scelto, immagino, anche perché è una figura di collegamento con Roma e Roma sarà fondamentale per la scelta, no? Roma è fondamentale perché ha il dovere, Roma, di tener conto di una città come Napoli, che è stato detto chiaramente dal sindaco, è una città europea, è una grande capitale europea, c'ha un numero di abitanti che la porta ad essere la terza città d'Italia e quindi è interesse della nazione che Napoli si riparta, rilanci e risolva i problemi che ha. E mi pare che il risultato elettorale dimostra che è questo che vogliono i cittadini.